non solo con facce nuove e facce pulite, ma io dico anche merito e competenza. Al di là dei miei 33 anni sono una professionista, sono un ingegnere, quindi penso di poter mettere al servizio di questa terra anche un minimo di conoscenza. Non pretendo di farlo da sola, pretendo di farlo in squadra, pretendo di farlo con i giovani che compongono questa bellissima terra e che insieme, attraverso uno strumento che posso anche essere io, hanno voglia di ricostruire il futuro di questa provincia. La Valle Gaudina, così come tutte quante le altre aree interne della nostra provincia, sono state assolutamente devastate dal governo della Regione Campania. Io dico che c'è bisogno di ripartire da zero, non facciamo promesse da marinaio, non diciamo che il giorno dopo che andiamo in regione risolleveremo tutto, ma abbiamo sicuramente quella voglia, quella passione, quella volontà per riportare questi territori al centro di quella che è una politica regionale importante, per riportare gli amministratori al centro di una programmazione politica regionale e per ridare a queste terre quello sviluppo, quell'economia e quelle prospettive che meritano, perché sono delle terre bellissime. Io vengo da Montemarano, quindi conosco bene una realtà della provincia di Avellino, che è quella dei piccoli comuni, che hanno subito una certa trascuratezza durante questi 5 anni guidati da Caldoro. Abbiamo infatti accumulato dei problemi seri in termini di sanità, di mobilità, di formazione, quindi parlo di scuola, un impoverimento anche economico che ha determinato effetti molto preoccupanti. La sommatoria di queste trascuratezze ha portato allo spopolamento di gran parte dell'area interna da cui provengo, però io credo che l'attenzione deve essere riposta a queste aree da cui provengo io, ma è necessario soprattutto che il comune capoluogo, quello di Avellino, recuperi anche lui il suo ruolo, il ruolo suo proprio, oserei dire, quello di essere capo del luogo, è proprio nel nome, perché se riparti Avellino in una condizione di leadership economica, culturale, politica e sociale, riparte tutto il territorio, quindi aree interne ma anche un'attenzione importante al comune capoluogo. In questo momento stanno cercando di far passare le nostre opposizioni, cioè quello di screditarci attraverso la incandidabilità di qualche candidato che peraltro non è presente nelle liste del PD. Come dicevi bene tu, il PD si presenta anche con un forte rinnovamento di tanti giovani e stasera nella riprova del sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri e Roberta Santanil, ed è a loro che noi chiediamo che in Regione Campania possa arrivare una ventata di aria nuova. E come Valle Gaudina, come San Martino, diciamo che abbiamo delle priorità che sono mai più isolati come lo siamo stati fino ad oggi: investire sulle infrastrutture che sono rimaste al palo, chiedere che i fondi siano spesi in maniera razionale, siano spesi in tempo, siano spesi anche per le aree interne, si coinvolgano i comuni. Quindi diciamo di cose da dire ne abbiamo e cerchiamo di attirare l'attenzione degli elettori, della gente che magari è sfiduciata dalla politica, ma se ci concedono un po' di attenzione forse potremmo interessarli.